Innanzitutto una battuta, prima di salire sul palco un militante dietro il palco mi ha detto: ma hai il fazzolettino verde, hai la maglietta bianca e la scritta rossa, cos'è il tricolore? No, signori, questa è la mia patria, questa la Lombardia e il mio presidente non si chiama Giorgio Napolitano ma si chiama Roberto Maroni, quindi grazie, arrivederci, il tricolore lo rimandiamo a casa loro. Lo rimandiamo a casa loro come hanno cercato di fare gli scozzesi. È stata un'esperienza da pelle d'oca, ve lo dico molto onestamente, è stata un'esperienza entusiasmante, è stato due giorni in cui a Edimburgo si sono ritrovati tutti i movimenti indipendentisti europei ad aiutare i fratelli scozzesi. C'eravamo noi padani, c'eravamo noi con la bandiera della Padania, c'erano i fratelli veneti. Purtroppo ci hanno sconsigliato di portare la bandiera della Lombardia perché ci hanno detto che veniva eventualmente confusa con quella dell'Inghilterra. Però la bandiera della Padania è stata riconosciuta da tutti, la bandiera con il leone di San Marco altrettanto, ed è stato bello il fatto di poter condividere questo momento entusiasmante con gli amici sardi, con i corsi, con i bretoni, con i catalani. Era pieno di catalani, ce n'erano tantissimi, c'erano i gallesi, c'erano gli irlandesi, c'erano quelli che arrivavano dalla Baviera e c'erano i sudtirolesi, c'erano veramente tutti. È stato un grande momento ed è stato un grande momento condividere con gli scozzesi quel momento che per loro era storico, che per loro voleva dire finalmente poter decidere, finalmente poter entrare in un'urna e poter dire da che parte stare. E il bello di quell'elezione è stato che tutto è avvenuto con estrema democrazia, cosa che non succederebbe in Italia, dove chi diceva sì andava quasi a braccetto con chi diceva no, perché l'importante era poter scegliere, poter entrare in quell'urna e poter dire quello che si voleva. E tutti noi padani e tutti noi che eravamo lì l'invidiavamo perché sapevamo che da lì a poche ore saremmo ritornati nel regno di Re Giorgio, nel regno del vassallo che arriva da Firenze, il signor Matteo Renzi, che ormai è il buffone d'Europa, è la persona che ci fa fare più figure dalla storia della Repubblica. Perché quando eravamo lì, quando dicevamo da dove arrivate e dicevamo siamo della Padania, e ci dicevano Matteo Renzi e ridevano, io mi vergognavo di avere un presidente del Consiglio così, mi vergognavo e mi vergogno ancora oggi. E insieme ai colleghi senatori siamo in prima linea, perché alla Camera sono in prima linea e al Senato siamo in prima linea a battagliare contro un presidente del Consiglio che ci umilia quotidianamente, che umilia i popoli padani quotidianamente, che non ci permette di scegliere. E mentre in Scozia, dopo il no, il signor Cameron ha deciso di dare ulteriori poteri alla Scozia, qui da noi, mentre il Veneto e la Lombardia chiedono più autonomia e chiedono indipendenza, cosa fa il Presidente del Consiglio? Decide di mandare i rifiuti di Napoli e mandarne ancora di più nelle nostre terre. Questa è la risposta del Presidente del Consiglio alla richiesta di autonomia. Rifiuti come risposta a una richiesta di autonomia. Questo è un affronto nei confronti dei popoli padani da parte di un Presidente del Consiglio incapace e inetto. E all'incapace di Firenze noi lanciamo l'ennesima sfida. L'abbiamo lanciata quest'estate durante il processo di riforme costituzionali, dove noi abbiamo presentato un emendamento, dove in quell'emendamento, nelle riforme costituzionali, chiedevamo che i popoli potessero decidere, come in tutta Europa. E ci è stato bocciato. Ma non c'è stato bocciato, come dice qualcuno, dai romanofili. C'è stato bocciato dai vostri parlamentari, dai parlamentari della Lombardia che magari sono stati eletti nel PD, in Forza Italia, nel Nuovo Centrodestra, dai parlamentari del Veneto che sono stati eletti in quei partiti, gente che poi torna sul territorio e si riempie la bocca, magari dicendovi che avete ragione a chiedere l'indipendenza, e poi giù a Roma vi prendono per il culo, aprite gli occhi contro questa gente. Metteteli sui giornali, metteteli su internet, le foto dovete mettere di questa gente e far capire a chi oggi non è in questa piazza chi ci prende per il culo, guidato dal signore di Firenze. E allora rilanciamo la sfida, caro signor
rottamatore o quello che sei, caro innovatore, noi siamo qui e lanciamo la sfida. Vuoi veramente essere un innovatore? Benissimo, ci sono le riforme tornano alla Camera e poi ritornano al Senato. Ripresenteremo gli emendamenti dove chiederemo nella riforma costituzionale che i popoli possano decidere autonomamente. Vuoi essere realmente un riformatore? Invita i tuoi servi che hai giù in Senato e alla Camera, i tuoi parlamentari, a votare a favore dei nostri emendamenti. Solo così sarai un innovatore, solo così sarai un rinnovatore, solo così sarai un europeista, come ci dici di dire. Perché la sinistra italiana, vi ricordo solo una cosa, è l'unico partito europeo di sinistra che è contro l'indipendenza. Tutti i partiti e movimenti indipendentista d'Europa sono di sinistra. In Italia il Partito Democratico è l'unico centralista ed è l'unico romanofilo. Questa è la cosa che dobbiamo combattere. Noi lanciamo la sfida al signore di Firenze, vediamo se è in grado di accoglierlo e vediamo se durerà abbastanza tempo per poter essere ancora lì a fare quelle riforme costituzionali che spera. La nostra speranza è che vada a casa il prima possibile. E caro signor Renzi, vai a casa. Prima di finire, vi saluto perché siete veramente tanti, non me ne vogliano gli altri, ma voglio ringraziare tutti coloro che arrivano dalle terre di confine della Padania, tutti coloro che hanno fatto centinaia e centinaia di chilometri e magari lottano quotidianamente non per arrivare al 20 o al 30% alle elezioni, ma per magari portare a casa quel 3%. Penso a chi sta per esempio in Toscana, dove vado quotidianamente e ho abbracciato i fratelli toscani, li abbraccio quotidianamente, quindi li saluto, oltre a salutare tutti gli altri popoli della Padania. Mi piace perché ci sono le bandiere dei popoli padani, questa è una cosa importante e veramente fa venire la pelle d'oca da questo palco. Grazie, viva la Padania! Gianmarco Centinaio, lei ha vissuto in prima persona sulla propria pelle l'esperienza del referendum in Scozia, essendo stato insieme ai scozzesi nella loro terra. Sì, un'emozione grandissima, un'emozione perché in una giornata a Edimburgo abbiamo incontrato tantissimi scozzesi che volevano l'indipendenza e tantissimi movimenti indipendentisti europei che si erano dati appuntamento a Edimburgo per dare supporto agli amici scozzesi. Purtroppo non è andata come doveva andare. Noi siamo tornati con due pensieri, da un lato che l'Inghilterra, la Scozia e comunque il Regno Unito sono molto più democratici di noi perché hanno permesso ai cittadini di poter scegliere, poter decidere, e dall'altro lato con ancora più la consapevolezza che Lombardia, Veneto, ma anche tutte le altre regioni, penso agli amici sardi che erano con noi a Edimburgo, vogliono l'indipendenza e vogliono poter decidere. Quindi chiederemo a gran voce, come abbiamo fatto già in passato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica di poterci permettere di decidere. L'autodeterminazione dei popoli poi è un diritto sancito dall'Unione Europea? Sì, in tutta Europa è un diritto sancito, tranne che in Italia, e a questo punto la domanda è: ma l'Italia è Europa? Chiediamolo ai nostri signor Renzi e signor Napolitano, che si riempiono la bocca quando vogliono parlare di Europa, di poteri forti e di economia vista dal loro punto di vista, ma poi quando si parla di diritti dei cittadini si nascondono. E ricordo anche una cosa, che la maggior parte dei movimenti indipendentisti europei è di sinistra. Da noi la sinistra italiana è più statalista e più centralista che mai. Noi lanciamo da questo palco lanciamo una sfida al Presidente del Consiglio. Vuoi fare le riforme? Benissimo. Vuoi fare le riforme costituzionali? Benissimo. Cambia insieme a noi la Costituzione e dai il potere ai cittadini. Va bene.